Si mettono in gioco dando la propria disponibilità attraverso i propri dipendenti a mescolarsi con delle realtà di volontariato. Questo è particolarmente creativo perché forze nuove, persone diverse, di ambienti diversi si mettono in contatto laddove non pensavano di farlo o di poterlo fare. E quindi si incontrano, si scambiano, si mescolano. Progetto di Welcome, di Via di Store. La dimostrazione di come una città che ha una tradizione di accoglienza si confronta con delle esigenze nuove, che è tutto in quella parola welcome, non è soltanto un modo per salutare, ma è un modo per impegnarsi, è un modo con cui ciascuna persona di una comunità si dà da fare. Welcome nasce quasi in modo naturale per noi. Noi di Outstore ci siamo fatti paladini della comunicazione umana proprio perché il nostro credo è quello di mettere le persone al centro. Le persone al centro in quello che facciamo e le persone al centro come chiave di successo di qualunque progetto di comunicazione. Allora, il progetto Welcome è stato un'esperienza innovativa in tutto per tutto. È stato veramente molto interessante anche vedere come le ragazze si sono approcciate a persone nuove. Abbiamo parlato di come fare un curriculum, come scrivere un curriculum, come affrontare un colloquio di lavoro, come chiedere delle informazioni in un negozio, come andare alla fermata dell'autobus e capire qual è il percorso dell'autobus. Insomma, le cose più semplici e le cose della vita quotidiana che per noi sono naturali sono diventate il punto appunto di un confronto con questi ragazzi. In un qualche modo ha completamente rispecchiato un valore molto importante in cui noi crediamo e con cui noi lavoriamo quotidianamente, che è la reciprocità, la partecipazione e il bisogno proprio di creare relazioni umane. Devo dire che siamo felicissimi perché avete valorizzato i talenti di questi ragazzi. Voi avete saputo creare quel clima fondamentale di rispetto, di ascolto che ha fatto sì che ci siamo sentiti un noi. Quello che ci distingueva non era niente. Sapete i loro nomi e sapere il nome di una persona vuol dire che c'è la relazione più vera. È iniziata un'amicizia che continuerà, il progetto infatti quest'anno è soltanto partito come prima edizione. L'idea è quella di farlo crescere, di svilupparlo e di vederlo insomma portare risultati sempre più concreti. Le prospettive e i presupposti ci sono tutti e quindi siamo molto contenti. Welcome a tutti.